Fioi, buon ditoso, buonasera Fioi, buonasera Tose, dipende da che ora guardare questo video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati su Stene Live in versione flash, anche se palesemente on demand. Poi devo cambiare sto flash perché mi devo inventare qualcosa, devo riprendere in mano una vecchia fissa che avevo e provo a fare qualcosa di carino, vabbè. Così, pensieri ad alta voce. E prima di cominciare, grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso, perché stai nel channel, sta raggiungendo 13.500. Ciao, mi rendo orgoglioso, felice, e fra 3.000 iscritti, quindi quando accadrà, se accadrà, mi auguro di sì, la mia capienza virtuale all'interno del mio canale sarà da serie A, perché come ben sapete fino ai 16.000 l'impianto sportivo è adibito a un campionato di serie B, dopo i 16.000 invece c'è la serie A. Vabbè, sono i miei viaggi. Comunque, ritorniamo noi, parliamo dell'ottava giornata del campionato di serie C, girone B. Grosse novità comunque questa settimana, legate principalmente all'arrivo del nuovo tecnico della San Benedettese, la società del presidente Domenico Serafino, ha puntato ed ha scelto come successore dell'uruguaiano Pablo Montero Mauro Zironelli. Credo che sia una scelta estremamente corretta, l'avevo così, diciamo, sponsorizzata tra virgolette anch'io nel mio video precedente, perché comunque al di là del fatto che Mauro è un amico e adesso in questi giorni poi gli manderò anche personalmente l'in bocca al lupo, credo che sia una persona estremamente preparata, ha fatto molto bene a Mestre, perché da debuttante il Mestre è arrivato ai playoff di Serie C, ha stravinto il campionato di Serie D l'anno precedente contro una Triestina che era veramente ben strutturata e che poi successivamente poi è tornata anche lei tra i professionisti per mezzo del playoff di Serie D, ok? E oggettivamente ha fatto molto bene nella Juventus Under 23, una squadra praticamente fatta gran parte di stranieri, però comunque essendo il primo anno, l'anno in cui la seconda squadra della Juventus debuttava nel campionato di Serie C, l'ha salvata in tranquillità, e l'anno scorso poi è andata male a Modena, però innanzitutto bisogna anche collocare gli eventi in maniera corretta, perché Mauro Zironelli era stato gettonato per il Bari, infatti Zironelli è stato una settimana scarsa a Bari, dopo sono successe varie vicissitudini, quindi è stato opzionato dal Modena, ok? Il Modena doveva fare la Serie D, mi correggerà Enrico Morselli se sto dicendo delle cazzate, ma mi pare proprio che il Modena doveva fare la Serie D, poi è stato ripescato ovviamente tra i professionisti e quindi diciamo la squadra non era tanto ben strutturata per fare un campionato professionistico, le risorse erano estremamente limitate e quindi di conseguenza ci può stare, ok, una battuta d'arresto per un tecnico che io ripeto ritengo estremamente bravo, preparato e pronto per una piazza come San Benedetto del Tronto. Tra l'altro, visto già domenica c'è un banco di prova estremamente succulento ed invitante, perché c'è su Tirol San Benedettese in calendario, quindi io penso che poi dovesse fare un risultato positivo in quel dell'Alto Adige, i denigratori del buon Mauro Zironelli se la prenderebbero nelle culatte. Però ritorniamo comunque al concetto di partenza. C'è un tecnico arrivato da pochissimi giorni su una squadra che non è stata costruita da lui, ok? Ci sta mettendo anima e cuore, perché sto leggendo le varie dichiarazioni da parte della società, sto ascoltando le conferenze stampa. Quindi diamogli anche il tempo di lavorare e poi il campionato, ragazzi, è estremamente lungo, lungo, lungo. L'unico matto che si è sbilanciato il mio amico Max Paccagnella, ma vabbè, ne ha ben donde, anche perché comunque il Padova insomma sta disputando un campionato degno della piazza che appunto rappresenta Padova, ovvero una squadra che su questa categoria proprio non c'entra nulla,
Staremo comunque a vedere perché, ribadisco, il torneo è appena cominciato. Andiamo quindi ad analizzare questa ottava giornata. Parte, come dicevo, sabato alle ore 15 con Arezzo-Triestina, quindi successivamente domenica 1 novembre, solito spezzatino in vari orari, quindi alle ore 15 giocheranno Fermana-Carpi, Mantova-Imolese, Modena-Perugia e Südtirol-San Benedettese, a concludere poi Virtus Verona Matelica questo primo blocco di partite. Secondo blocco invece Legnago Salus Feralpi Salò, Ravenna Almafano e quindi Vis Pesaro Gubbio. Posticipone del lunedì appunto Cesena Padova. Una sfida che poi tra l'altro porta alla mente tantissimi ricordi. Io qui vi sto facendo scorrere delle immagini che risalgono al campionato di Serie B 92-93 e 96-97. Poi in mezzo ci sono state tantissime altre sfide tra Bianconeri e Patavini, però storicamente, per quanto tutti i tifosi padovani siano legati a quel meraviglioso ricordo dello stadio Zini di Cremona, stagione 93-94, quando il Padova vinse lo spareggio contro il Cesena e quindi ebbe l'accesso alla Serie A. Comunque, storicamente non è un campo tanto positivo Cesena per il Padova. Ciò non toglie che comunque ogni gara ha una storia a sé e quindi staremo a vedere quello che accadrà nel posticipo appunto del 2 novembre. Tornando poi alle altre sfide, è interessante questo Fermana-Carpi con due squadre che sono estremamente on fire in questo periodo. Idem dicasi per il Mantova che sta veramente disputando un campionato al di sopra di ogni migliore aspettativa, perché comunque ricordiamoci che il Mantova è una matricola. Croccantissimo questo doppio big match, perché abbiamo Modena Perugia e Südtirol San Benedettese in contemporanea. Virtus Verona Matelica rappresenta la sfida fra una squadra che ovviamente deve un attimino rialzarsi, ovvero la Virtus Verona, mentre il Matelica vuole confermare l'ottimo avvio. Legnago Salus Feralpi Salò, classica sfida fra una squadra che ovviamente deve mantenere la categoria e l'altra provare il salto di qualità, mentre poi chiudono la parentesi domenicale queste due sfide, Ravenna-Almafano, Vis Pesaro-Gubbio, che fatalità rappresentano proprio il troncone delle squadre che in questo momento, se il campionato finisse, sarebbero dentro proprio la griglia dei play-out. Quindi, ripeto, una giornata meravigliosa, una giornata tutta da gustare che partirà appunto domani con l'anticipo tra Arezzo e Triestina, un'altra sfida che mancava da tanto tempo per quel che concerne lo scontro tra queste due nobili decadute del calcio italiano. Bene ragazzi, io direi che la presentazione si può tranquillamente concludere qui, la presentazione ovviamente dell'ottava giornata della serie C Girone B, però prima di congedarmi vi ricordo che questo video lo condividerò sul gruppo Serie Chat Girone B. Ciao Marco Ocre, Enrico Morselli, tutte ragazze e ragazze della community. Mi raccomando, un bel like sulla pagina Tana Gialloblu di Enrico Morselli, sulla pagina pubblica Serie Chat Girone B, mentre come sempre e come di consueto invito tutti i tifosi e i simpatizzanti delle squadre inserite nel girone B della Serie C a prendere parte della community privata Serie Chat Girone B. Bene, fioi benetose, direi che per oggi è tutto e quindi io mi congedo qui. E come sempre cosa dirvi? Che vi voglio bene. Steme bene, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live o alla prossima puntata di Stene Live in versione flash, anche se sarà palesemente on demand. Ciao a tutti.